Siamo alla settima giornata di campionato, seconda categoria, girone B. L'Atletico Pomarico sfida in casa il Campomaggiore, dove vince per 5-0. Il mister Cetera questa volta schiera in campo una formazione completamente offensiva, dove abbiamo fra i pali Amore, in difesa partendo da sinistra, Gioscia, Di Lucca, Castaldi e Difesca. A centrocampo Lupo, Acito, Montano, Schiavone. In attacco il duetto Perillo Molinari. Inizia così la partita e subito dopo i primi 15 minuti arriva il gol del solito Schiavone, che come sempre sblocca la partita facendo impazzire la retroguardia avversaria. Al 20° del primo tempo c'è il raddoppio del Pomarico con il gol di Perillo, che mette al sicuro il risultato e festeggia dedicando il gol alla madre. Finisce così il primo tempo con il parziale di 2-0. Con l'inizio del secondo tempo il Pomarico spinge sempre di più, infatti al 75° arriva l'Eurogol di Molinari, che con un tiro al volo insacca in rete. Un Pomarico incontenibile che con le incursioni in velocità di Lupo si rende pericolosissima. All'80° il capitano Angelo Montano ottiene una punizione al limite dell'area, dove tenta la rete ma colpisce la traversa, e sulla ribattuta Perillo va in rete segnando così il quarto gol. Dopo pochi minuti dal gol di Perillo arriva all'85° il gol di Molinari, che chiude definitivamente le speranze del Campomaggiore. Una partita di gran cuore dove il Pomarico asfalta gli avversari dimostrando di essere una grande squadra. Siamo al Comune della Monferrara insieme al presidente Tonio Epifania. Un'altra vittoria per il Pomarico che vince 5-0. Quali le tue impressioni, presidente, per quanto riguarda la partita? Beh, una partita a senso unico. L'Atletico Pomarico ha dominato dal primo minuto. Al 18° Walter ha fatto già la prima rete. Gli ospiti erano in difficoltà e poi abbiamo trovato le due punte che oggi hanno fatto quattro gol, due Molinari e due Perillo. Molinari finalmente dopo due partite con molti assist, ha preso anche un legno la scorsa partita. Questa qua ha fatto due gol bellissimi, davvero la punta. L'avevo detto nella prima intervista, quando dicevo che la squadra aveva trovato il morale adatto. Io sono stato sempre fiducioso in questi ragazzi e anche in questo breve periodo di svincoli e campagna acquisti, abbiamo deciso di mantenere sempre lo stesso gruppo, anche perché li vedo molto motivati. I ragazzi durante la settimana insieme al mister preparano molto bene le partite, quindi stiamo aspettando il rientro della difesa. Abbiamo Poi ancora. diciamo che anche questa difesa, che non è, diciamo, la solita Certo, difesa sperata, ma sta reggendo molto bene comunque con squadre importanti, come certo. Campomaggiore, Rospigliano. Abbiamo visto comunque sono comportati molto bene. Tutti i ragazzi sono bravi, si impegnano. Finalmente raggiungiamo le zone più alte della classifica, quelle che realmente ci spettano. Infatti, se non sbaglio, dovremmo passare nella zona playoff con questa vittoria. Sì, dovremmo andare intorno al quarto o quinto posto. Ora vediamo i risultati delle altre compagini, però comunque sono fiducioso. Mo' la prossima partita fuori casa, vediamo Brienza, col Brienza, vediamo di prendere altri 3 punti, così ci andiamo in vacanza tutti allegri e felici. la ringrazio Presidente, ci Grazie, grazie a sentiamo lei. la prossima. Siamo nello spogliatoio dell'Atletico Pomarico insieme all'attaccante Molinari Claudio. Oggi una bellissima prestazione di Claudio, che segna con un Eurogol e sì, il terzo gol, se non sbaglio, il terzo e il quarto gol hai fatto. Credo di sì, credo il terzo e il quinto. Il terzo e il quinto hai segnato, il Credo. terzo e il quinto. Le tue impressioni sulla partita e anche su come hanno giocato i tuoi compagni di squadra? È stata una bellissima partita, abbiamo subito preso in mano il pallino del gioco, abbiamo corso tanto, abbiamo fatto un'ottima preparazione, abbiamo 90 minuti alla grande, abbiamo gamba e giochiamo bene. Era una partita difficile, considerando che il Campomaggiore era il terzo attacco, se non erro, più forte del campionato. Quindi da un ottimo lavoro anche Della difesa. della difesa con Difesca, con Renzo Castaldi, Marcello e Lupo, che comunque hanno retto benissimo, anche di Gioia, che Sì, hanno retto benissimo, sono una delle migliori difese del campionato, che nonostante gli infortuni, di sempre carattere. chi gioca
chi viene dalla panchina dimostra sempre di essere in gamba e di giocare Hanno bene. fatto anche ottime prestazioni, un po' tutti. Non Grande solo, partita. il solito anche Schiavone Il solito che Schiavone. segna sempre il gol che sblocca la partita Partita. e poi diciamo poi riusciamo sempre a segnare Ha dopo. fatto un'ottima partita anche il capitano, sempre di personalità, di sicurezza, di, insomma. Siamo sulla buona strada, come primo anno in seconda categoria, siamo sulla buona, ci stiamo riprendendo, insomma. C'è stato anche diciamo, un cambio da parte del mister perché ha spostato come centrocampista Lupo da terzino a centrocampista, un po' più avanzato, cioè un modulo molto offensivo, quindi aveva proprio l'intenzione di vincere il mister. Infatti l'abbiamo vinto per 5-0, cioè Una vittoria larga, una bella vittoria, e poi considerando che è venuta con la terza in classifica, è certo. una bellissima vittoria. Va bene, Claudio, ti ringrazio per i minuti che ci hai dedicato e ci sentiamo al prossimo Grazie a te. Ok, aggiornamento. grazie.